Amici miei, questo forse è il reset più difficile che Grax dovrà affrontare. Diciamo che la scalata non è stata troppo incredibile, non è che mi sono ammazzato, però l'ultima settimana è stata comunque molto difficile e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per un unico obiettivo, ovvero le 40k di Grax. Anche di più, perché non so se avete visto il video di ieri, lo trovate nelle schede, 40.118, il record assoluto. Solo che arriva il tornaconto. Ogni 28 giorni ci sono gli schiaffi in Brawl Stars. E quindi noi dobbiamo entrare su Brawl Stars, affrontare il nostro destino face to face e prendere gli schiaffi. Lasciate un like per solidarietà, iscrivetevi e attivate la campanella. Codice Grax in tutti quanti i negozi Supercell e anche nello store online. Trovate il link in descrizione per mettere il codice automaticamente. Mi sa che abbiamo fatto una sorta di Predict 9000 punti stellari. Ci stanno a togliere tutto, regà. Mi stanno scippando le tasche! No! Ti prego, no! Tutti scriptati a 49... 9.080 punti stellari, che non sono male, ovviamente. I punti stellari adesso hanno leggermente più senso perché con la Lega delle Stelle shoppiamo le skin a costo 25.000 punti stellari. Vi ho detto che abbiamo ittato un record di 40.118. Abbiamo ottenuto 9.080 punti stellari. Ma a quale prezzo? Quante coppe ci hanno tolto? 500 coppe, boys. Grossa legnata, perché avevo molte coppe in più su alcuni brawler tipo 857, sono 7 coppe, 8 coppe che togli perché te lo ritrovi a 49, più tutti quelli da 900 che vanno a 885, più Sandy da 950 che va a 920. È un reset parecchio importante, sono tutti quanti scriptati. Io vi dico che ripartiremo con la serie dei brawler gold, forse recupereremo tutti quanti i brawler durante questa stagione, con l'uscita eventuale di Squeak. Possiamo anche provare ad ittare 41.000 coppe. È molto difficile. Lasciate un like, è fondamentale. Nel negozio c'è ancora la cassa gratis. Probabilmente non la prenderemo domani, perché domani c'è un video speciale. Forse dopodomani. Raddoppio gettoni da prendere. Vi ricordo il codice Grax. Verissimo, ci abbiamo pure altre mega casse. Calmi. Like a pioggia, iscrivetevi, campanella. Vi porterò tutti quanti i contenuti. Faccio un piccolo taglio, ci becchiamo tra pochissimo. C'è stato un super taglio e vi faccio vedere la situazione più scriptata della storia. Vi ricordate il 99? Nel profilo, ecco, 9.999 vittorie 3v3. Ci manca una win che andremo a fare insieme a Yoshino e Sgombretto, che li trovate al secondo e al terzo link in descrizione. Seguiteli, sono P. Yoshino fa live anche su Twitch, cercatelo su Twitch. Andremo a fare questo match, questa vittoria in Lega delle Stelle, come comeback in Lega delle Stelle dopo le 2 settimane di push. Ci manca un match per tornare a mid 1. Se vinciamo, si chiude tutto quanto, si parte con la stagione. Secondo voi riusciremo a tornare mid 2, mid 3? Sinceramente non lo so. Molto bella la mappa di Trunks, non so se è quello del futuro, Ignacio e Chorizo. Scelgono prima loro, io il brawler che andrei a togliere. Per forza di cose è Bell. Qui Bell fa il panico. E infatti anche loro giustamente hanno bannato Bell. A questo punto Stu potrebbe diventare fondamentale. Gelindo Ambra ci stanno. Stu molto buono. Penny. Ok, io qui posso scegliere Mr. P, Pam, Ems, che non sarebbe male, Jessie, che va sul punto. Però io credo che forse la migliore è Pam, con la Star P del danno della torretta, così da counterare eventualmente gli Stu sul punto. Due match solamente per chiudere tutto, speriamo bene. Anche Girindo è molto buono, però gli avversari sicuramente non ci regaleranno nulla, quindi dobbiamo giocarcela. C'è il signor Ignacio che ci prova. Io vado con la ulti e ci piazziamo sul punto. Don't touch my torretta, Trunks. Ritorna nel futuro. Ok. Sandy mi pusha. Grax potrebbe anche sgadgettarsi. Why not? C'è sta Penny che si avvicina. Al momento, ragazzi, la stiamo gestendo molto bene. Yoshi con Ambra incredibile. Supportateli perché sono player fortissimi. Sgombretto che è tornato con il suo nuovo account. Bello tattico a pushare. Lo riporteremo sicuramente. Occhio a Stu che worka. Vedo, non vedo, però il mortaio mi ha colpito e l'ho sentito. Ok, lei va giù. C'è Stu che sicuramente si vuole avvicinare. Grazie mille, Yoshi, per avermi aiutato di brutto con il mortaio. E c'è un'altra torretta che stavolta metto leggermente decentrata, così da non subire troppi danni nella parte middica. Ok, 76. Buonissimo Yoshi che fa il push. Anche una win semplice ci permette comunque di portare a casa le 10.000 win 3v3. Comunque un meme, ragazzi. Cioè, 40.000 coppe con 10.000 win 3v3. Ma quanto ottimizza Grax? Quanto è carriato Grax? Tra parentesi, ci sono.
Vai Grax, resisti. Va giù su, va giù Sandy. Let's go. Primo match andato nel chilling. La nostra comp è veramente stra OP. Siamo ufficialmente a 10.000 win. Chissà se c'è la script e non ci fa arrivare a mid 1. Spero di no perché mancava un capello. Let's go, secondo round. Sgombretto Yoshi sempre sul pezzo. Grax va verso il mid. Pam è una sicurezza difficilissima da buttare giù perché ha tantissima vita. Sandy si avvicina. Grax a sto punto fa un attimo de push, però sta botta, diciamo che Ignazio non ha giocato male. Vanno a recuperare un po' di percentuale. Yoshi va giù. Sgombretto li pusha fuori. Buon il gadget. Ve l'ho detto, regala la torretta. Sciogli i brawler che ti pushano da vicino. La torretta è buonissima, tipo contro Mortis. Però li vedo molto più tosti rispetto a prima. Sono molto più solidi. C'è sta Stu, ovviamente gadget. Stu prova ad avvicinarsi. E Stu viene tolto dalla torretta again. Buona la starpi di Grax. Vabbè, di che parliamo? Sgombretto che stunna verso le anfore. Yoshi che li killa. Sandy ci prova. Torretta qua per andare a curare magari Yoshi. Io mi sono sgadgettato, però mi hanno ammazzato. Ragazzi, sono troppo forti. Sono onorato di giocare con player così. Ma di che vogliamo parlare? E sono morto. Ecco, guarda che figura. E il prosciuttino spagnolo dovrebbe andare giù. Ignazio, te saluto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Questo è l'inizio della stagione. Parte 2, tra virgolette, di Lega delle Stalle di Grax. Guarda che me trolla, mi dissocio. Mi dissocio tutta la vita. Faccio un altro match e ci metto solo la parte finale, perché veramente chiudere un video così mi fa sentire male. Veniamo da un drop, dobbiamo recuperare. Però l'importante è aver fatto 10.000, 1 vittorie in 3v3. Tade Boni, perché potrebbe essere eventualmente, se Grax non si fa killare dai pittini, ma da quello che vedo sto rischiando tantissimo, potrebbe essere il match che ci porta, anzi che ci riporta a MD1. Mi sento un po' imbarazzato perché abbiamo droppato come non so cosa. Però abbiamo l'80%. Io rimango nel punto sopra, così che loro sono costretti a darmi peso, in modo tale che prendiamo percentuale nel punto in mid per chiudere il match. Ne ho due sopra, vi basta semplicemente stare nel mid. Questi stanno cercando di prendere il signor Grax. Mi sa che se sono fermati. Boys, io vi ringrazio per la stagione precedente. Abbiamo pushato insieme, vi ringrazio per il supporto live, vi ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a raggiungere le 40k e ringrazieremo in futuro quelli che mi aiuteranno a raggiungere MIDI 3, Leggenda 1. Non lo so, so per certo che loro erano MIDI 1 e quindi we are back MIDI 1. Da questa sera alle 20:30 torneremo a scalare seriamente. Ammazza che pezzettone abbiamo preso con i nostri player della nostra community GX. Vi mando un bacio, iscrivetevi, campanella. Secondo e terzo link, Yoshi e Sgombretto, seguiteli. Codice Grax in the shop, fondamentale, prima dell'acquisto delle gemme oppure sul Supercell Store. Lasciate un mega like se volete l'apertura delle casse. Domani c'è un video speciale probabilmente. Queste arriveranno tra 2 giorni. Iscrivetevi, dai che siamo a 76 e campanella. Ciao belli! Ciao ciao!